Abbadolato presso l'Istituto Comprensivo Tommaso Campanella, incontro formativo sull'autismo. Alla scuola di Badolato si parla di autismo, con quali obiettivi? Con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi di fronte a tematiche molto importanti, tematiche che riguardano appunto la diversità, l'accoglienza e soprattutto un concetto che è importantissimo nella scuola ormai italiana, che è quello dell'inclusione, di includere tutti, ognuno deve trovare il suo spazio all'interno appunto all'interno della scuola, deve essere accettato e deve essere accolto per quello che è, insomma. Come hanno recepito questo messaggio i ragazzi? I ragazzi oggi hanno risposto benissimo e questo va detto, dobbiamo ringraziare la dottoressa Monterosso che ha avuto veramente un linguaggio e un modo di comunicare molto diretto, molto, senza filtri, ma molto molto efficace per questi ragazzi. Quindi hanno risposto davvero bene facendo molte domande e penso anche comprendendo molte degli aspetti e delle tematiche che sono state affrontate. Presso la scuola di Badolato si è parlato di autismo, tanti le domande dei ragazzi, come hanno ricevuto questo messaggio sull'autismo? Io penso che l'abbiano recepito bene, è stato molto bello parlare loro, hanno fatto tantissime domande e sono stata contenta, di parlare di questo tema. In generale abbiamo parlato di diversità, di disabilità, di inclusione e anche di spettro autistico. La parola inclusione gli dà fastidio, a quanto ho capito io nel suo discorso. Sì, inclusione in realtà non è una parola tanto bella perché se tu devi includere una persona nella società significa che prima l'hai esclusa e invece le persone dovrebbero far parte del mondo, far parte della società naturalmente. I discorsi sull'inclusione sono anche belli, ma in nome dell'inclusione si fa anche tanta discriminazione. Oggi con questa scuola sono stata contenta perché questo messaggio è passato. E si è creata molta più consapevolezza sulla diversità e penso che la scuola abbia questo di importante, cioè creare consapevolezza ed essere un luogo sicuro dove i ragazzi possono esprimersi in tutte le diversità, non solo sulle disabilità. Ecco. Quando lei ha scoperto di essere autistica, qual è stata la sua reazione? Non è stata una sorpresa, nel senso che ho studiato sempre tanto, ma la reazione è stata comunque bella perché finalmente ho dato nome a tante cose a cui non riuscivo a darlo. E questo mi ha creato una consapevolezza appunto su me stessa e mi ha aiutato tanto per relazionarmi in maniera anche più funzionale con il mondo. Lei ha detto che l'autismo non è una malattia, ma come si può curare quest'autismo? Beh, se non è una malattia non si cura, l'autismo non si cura, ci si nasce e ci si muore. È una neurodivergenza, è un funzionamento del cervello in maniera diversa, divergente appunto, per cui si interpreta il mondo e si interpretano gli altri in maniera diversa. Ed è una condizione, non è una malattia. Le terapie per le persone autistiche aiutano le persone autistiche per la consapevolezza, anche per capire come si funziona. Ma non è che curano l'autismo, non si cura. Io ho seguito un pochettino il suo discorso, lei ha avuto l'autismo da piccola, se non vado errato, però c'è stata una diagnosi un pochettino così così, una colpa pure dei medici. Sì, io la diagnosi non l'ho avuta qui in Calabria, c'è molta ignoranza purtroppo, soprattutto nella parte della sanità per i percorsi diagnostici. Le diagnosi di autismo non sono così frequenti come si pensa e anche l'autismo, diciamo, le donne autistiche non vengono diagnosticate precocemente. Le diagnosi precoci sono importantissime appunto per riuscire a vivere in maniera dignitosa nella società. La mia diagnosi è stata non quella di autismo all'inizio, dopo ne ho avute due che confermavano questo tipo di neurodivergenza. Con Pia Russo, assessore alle politiche sociali del Comune di Badolato, oggi questo importante dibattito con i ragazzi della scuola di Badolato. Cosa cambia in una famiglia avere un figlio autistico?
Sì, sicuramente ci sono tante difficoltà che viviamo ogni giorno, però come ha spiegato bene la professoressa Monterosso non è una malattia l'autismo. Ci sono delle sfide, abbiamo bisogno quindi dell'aiuto di tutti, della collaborazione e della convivenza. E quindi è una sfida veramente grande per noi genitori, ma non bisogna arrendersi, bisogna andare avanti, perché appunto l'autismo non è una malattia, sono bambini come tutti gli altri. Amministrazione comunale, famiglia, ma soprattutto la scuola possono aiutare pure a far crescere questi ragazzi, che diciamo normali tutti quanti. Certo, l'amministrazione comunale è sempre presente e svolge proprio un ruolo importante, quindi io ringrazio il sindaco Nicola Giuseppe Parretta che ci dà tutto il suo sostegno. Io sono qui come assessore alle politiche sociali e rappresento proprio questo e ho scelto di candidarmi proprio per questo, per la sfera dell'autismo dove voglio fare attivismo e portare la giusta informazione a tutti.